L'oro fisico da investimento può avere tre forme: lingotti o placchette, e in questo caso devono avere un peso superiore al grammo, perché se inferiore non è considerato oro fisico da investimento e ci si paga l'IVA, e devono avere una purezza pari a o superiore a 995 millesimi. Le monete d'oro da investimento invece devono essere almeno 900 millesimi, cioè devono avere almeno il 90% di oro puro. Devono avere o aver avuto nel paese d'origine corso legale, quindi devono essere monete ufficiali, devono essere state coniate dopo il 1800. Ci sono anche monete da collezione che non corrispondono ai criteri che abbiamo appena visto, e in questo caso, se sei interessato, ti invito comunque a documentarti.